Le tante vicissitudini extra calcistiche del Sant'Arcangelo non hanno comunque messo in secondo piano un obiettivo divenuto tutt'altro che banale per i gialloblu, ora impegnati in una affannosa quanto complicata rincorsa alla salvezza. Clementini quest'oggi impegnati contro l'Isernia in un match di capitale importanza, visto che anche i molisani sono a loro volta alla ricerca di punti salvezza. E infatti è l'Isernia a cercare subito di impostare un'azione pericolosa. Al quarto minuto c'è il cross che arriva da destra da parte di Lenocci, il colpo di testa è quello invece di Berretta, facile però la parata di Battistini. Spostiamoci al 17esimo, ancora Isernia in attacco con la possibilità per Fazio, alta la sua conclusione. Dal 17esimo al 23esimo minuto c'è un contatto che sembra piuttosto veniale al limite dell'area di rigore, per il direttore di gara è calcio di rigore trasformato nella circostanza da Iaboni. Un contatto che a nostro avviso sembrava più da spalla a controspalla, alla fine però il direttore di gara non ha avuto dubbi. Allora arriviamo all'inizio della ripresa con il Sant'Arcangelo costretto a inseguire, ma è un Sant'Arcangelo che questa volta ha la possibilità di pareggiare. Spostiamoci allora al 18esimo minuto, c'è il cross da parte di Peroni, palla che resta viva per il piazzato vincente da parte di Michele Moroni, è il pareggio del Sant'Arcangelo. Si torna dunque in parità, si torna con la possibilità addirittura di sperare nei tre punti per il Sant'Arcangelo, che infatti cerca subito di cambiare ritmo con questa percussione da parte di Tommaso Guidi, deviazione che però alla fine è decisiva per sventare la minaccia. Isernia in attacco con questa punizione di Fazio, palla che sbatte sulla traversa. Siamo allora sempre sull'1-1, arriviamo nei minuti di recupero, in attacco c'è il Sant'Arcangelo che questa volta vuole vincere il match. Colpo di testa sotto misura di Guidi, facile però la parata del portiere Tano. Isernia che resta in inferiorità numerica, espulso per proteste Berretta, ma è l'Isernia ad attaccare per ultimo. Siamo al 94esimo minuto, spazio per la possibilità di una battuta vincente, quella di Fazio. E allora arriva il gol che vale i tre punti per gli ospiti, il gol che vale l'ennesima beffa per un Sant'Arcangelo sempre più tormentato e sempre più sfortunato, come abbiamo appena visto. Sant'Arcangelo che soccombe alla Valentino Mazzola col punteggio di 2-1.